Entrambe le nostre star di oggi amano fare il bagno. Ogni ragazza ha la sua routine di bellezza. Oggi Lali Lu ti mostrerà i bagni delle case ricche e povere. Pulisci un contenitore da tutte le vecchie etichette. Taglia i lati. Una spugnetta di gomma piuma può aiutarci a dipingerlo. La vasca da bagno sta meglio in oro. Le gambe curve sosterranno la vasca da bagno e la faranno sembrare ancora più elegante. Aggiungi uno strato di smalto e cospargi i bordi di glitter. Dove sono i nostri tesori? Ci sono abbastanza pietre preziose per fare delle decorazioni. Dobbiamo solo installare un rubinetto e un paio di manopole. Megan ha un bagno stupendo! Ha uno stand con costosi prodotti per la pelle, un comodo tavolo da trucco con luci e persino un water dorato. Megan ha deciso di fare un bagno e la cameriera sta preparando il tutto. Una vasca con oli e schiuma. Proprio come piace a Megan. Megan è felice del risultato. Entra nella vasca. Gioca con la schiuma. Si rilassa e si addormenta. Sogna di essere in una strana stanza arredata in modo scadente. E stava facendo un bagno di fango. Dove sono? Dove sono i miei profumi e i miei oli? Sono coperta di fango! Ah, era solo un brutto sogno! Addormentarsi nella vasca non è una buona idea. Crea una semplice vasca da bagno. Copri il contenitore con vernice acrilica. Aggiungi macchie ruvide e ruggine all'esterno. Il rubinetto e le manopole funzionano. Ma sono qui da molto tempo e si sono arrugginiti. Le gambe di metallo fatte di ditali sostengono la vasca. La vasca è vecchia e arrugginita, ma è sufficiente per lavarsi. La povera Rose non ha molti soldi, ma ha sentito che le persone ricche fanno bagni di fango. Anche io voglio prendermi cura della mia pelle. Così riempie la vasca di terra e la mescola con l'acqua. Ora provo a entrare. È così morbida! Non è male! Ma dovrò fare una doccia dopo un bagno così. Un supporto per la vasca è una cosa molto utile. È stato difficile trovare i materiali giusti. Ma abbiamo trovato degli spiedini di legno perfetti. Fai un supporto con i bastoncini dei ghiaccioli. Ricoprili con vernice acrilica perlata e decora con ornamenti di cristallo. Megan è una famosa donna d'affari. Non posso fare una pausa nemmeno in bagno. Devo finire il mio lavoro. Lucy, un cocktail! Grazie a questo vassoio posso lavorare ovunque, ma è ora di fare una pausa. Novità sulla moda? Devo dare un'occhiata. Anche Rosa ha un supporto per la vasca da bagno. Ma è solo un pezzo di corteccia d'albero. Ma il design è eco-friendly e minimalista. Può unire il suo hobby al relax in vasca. Rose può fare il suo bagno di fango e leggere il suo libro preferito allo stesso tempo. Se non fosse stato per questo supporto, non avrei mai scoperto che Marcello è tornato con Isabel nel terzo capitolo. Wow! Sono scioccata! Questo libro ha una avvincente storia! Stringi il tulle dorato in questo modo, così possiamo fare una bella spugna. Appendila a un cordoncino. E decora con un bordo glitterato. Questa spugna costosa crea tanta schiuma. Lava via la pelle vecchia.
rendendo la tua pelle liscia e morbida. Megan è felice! Taglia 3 cubi da una spugna da cucina. Legali con dello spago. Ed è pronta! Rose compra le spugne all'ingrosso. È molto più economico. 3 spugne dureranno per molto tempo. E fanno il loro lavoro davvero bene. Rivesti un tappo di shampoo con della vernice dorata. Aggiungi dei piccoli cristalli e mescolali con il gel doccia perlato. È così carino! Fai un coperchio con un'etichetta e legalo con una corda dorata. È uno scrub al diamante! Cura della pelle di lusso per i nostri clienti VIP! Niente pulisce la mia pelle meglio della polvere di diamanti. Devo solo stare attenta a non graffiarmi la pelle. Ma la mia bellezza ne vale la pena. Riempi una piccola bottiglia di vetro con della terra. Le pietre creeranno l'effetto scrub. Sigillala con un tappo di sughero e mettila sullo scaffale del bagno di Rose. Anch'io mi tengo al passo con le tendenze di bellezza. Gli scrub sono una parte importante della cura della pelle, specialmente quando si tratta di piedi. Le pietre non sono così piccole, ma la mia pelle è bellissima. Ora fai una maschera per il viso con una salviettina asciutta. Lascia delle aperture per occhi, naso e bocca. Copri la base con una sottile foglia d'oro e fissala con lo smalto. Dobbiamo conservare questa maschera in un sacchetto usa e getta. I prodotti di questo marchio di lusso sono tutti di alta qualità. Non mi piace l'aspetto della mia pelle. Lucy, portami la mia maschera. Posso offrirti la più costosa, a 24 carati. Non preoccuparti. L'oro avrà un effetto migliore di una maschera all'olio di tartufo. Deve solo aspettare un po' finché l'oro inizierà a lavorare sulla pelle. Sono felice! La mia pelle è così liscia! Ma la prossima volta farò il mio sonno di bellezza! Wow! Taglia la farina d'avena in pezzi più piccoli e versali in un mini contenitore. È così consumato! Mettiamolo in svendita! Rose va al negozio per comprare la farina d'avena. Oh, è tutto così costoso! Non ho abbastanza soldi nemmeno per una confezione. È il mio giorno fortunato! Uno sconto! Sembra che anche i topi volessero la farina d'avena. Grazie per l'acquisto! Buona giornata! Rose va nel suo posto preferito al parco. Qui nessuno mi darà fastidio. Ok, torniamo alla ricetta. Aggiungi l'acqua alla farina d'avena e applicala sulla pelle. È così rilassante! Dopo una maschera come questa, la mia pelle brillerà! Riempi una boccetta di vetro con olio per capelli. Mescolalo con dei brillantini. E sigilla con un tappo di sughero. Questo è solo uno dei tanti prodotti di bellezza di Megan. Guarda che etichette! Dior, Prada, Chanel! Megan usa solo cosmetici di alta classe. I capelli scuri hanno bisogno di un po' di lucentezza. Con questo olio Dior extra nutriente, i miei capelli sono morbidi e scintillanti come la seta. E bastano poche gocce. Oh, il risultato ne vale davvero la pena. Rose ha una routine per i capelli più semplice. Taglia un piccolo pezzo di sapone per bambini. Hai mai sentito parlare delle barrette di shampoo? Questa è quella che Rose preferisce. Rose fa la schiuma e applica lo shampoo alle radici. Nonostante Rose faccia poco ai suoi capelli, sono perfetti. Rose è eccellente nella cura fai da te dei capelli. È stato così emozionante guardare le diverse routine di bellezza delle ragazze. Entrambe hanno il loro modo di prendersi cura di se stesse, ma entrambe sono bellissime. Diamo loro un like!
E se ti iscrivi all'Alilu, non ti perderai le nostre nuove idee per le bambole.